Nicola Spoltore e Montesilvano succede tutto negli ultimi 10 minuti di gioco. I padroni di casa prima trovano il vantaggio in inferiorità numerica con Colecchia e poi subiscono l'1-2 micidiale del Montesilvano che chiude la gara con 9 fuoriquote in campo. Pronti via e Di Primio serve Maiorani dopo 20 secondi che non impatta bene la sfera. Ancora Montesilvano in avanti al sesto, conclusione di Barbarossa che non inquadra lo specchio. Giro di lancette e Tassone lancia in profondità Di Primio che solo davanti a Palena, manca l'aggancio. 28esimo minuto, si vede lo Spoltore planamente, pesca Sparvoli che prova il tocco sotto ma Ubertini lo stoppa. Al minuto 33 la volta di Connestari che su un pallone vacante prova da posizione ravvicinati i riflessi di Ubertini che si fa trovare pronto. Al minuto 39 proteste Spoltoresi, Connestari ruba palla a centrocampo, si invola verso l'area e viene steso da Marcedula. Per gli Spoltoresi è calcio di rigore, non è dello stesso avviso il direttore di gara che fischia solo calcio di punizione. E con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa. Terzo minuto, Marcedula lasciato colpevolmente solo in centro area, impatta di testa con la sfera che finisce fuori di poco. Si accende Sparvoli al sesto minuto, scarico in porta, Ubertini risponde, palla a Di Renzo che raccoglie e mette al centro per Selva Allegra che sbaglia una clamorosa occasione. Al minuto 14 lo Spoltore rimane in 10, secondo cartellino giallo per Sichetti e Azulgrana in inferiorità numerica. Minuto 27 ci prova Di Renzo dai 20 metri, Ubertini blocca. Al minuto 34 il migliore in campo, Connestari lancia Colecchia, campo aperto, ma il numero 20 manca il gol del vantaggio. Giro di lancette e questa volta Colecchia si fa perdonare, controllo, si gira e con il sinistro batte il numero 1 Montesilvanese. Passano 180 secondi e il Montesilvano arriva al pareggio sul cross di Barbarossa, il tocco decisivo di Cavallucci per l'1-1. E in pieno recupero al minuto 92 Lupinetti firma il sorpasso servito da Barbarossa. Si chiude qui la gara con il Montesilvano che conquista i primi 3 punti. Alessandro Del Gallo, è arrivata la prima sconfitta stagionale dello Spoltore, eppure nonostante l'espulsione di Sichetti al 60esimo eravate riusciti a passare in vantaggio e avete avuto anche un paio di opportunità, poi la rimonta, l'1-2 micidiale del Montesilvano. Beh sì, in 10 poi non chiudi la partita quando ti capitano delle occasioni importanti, è chiaro che poi dopo insomma non siamo stati bravi, secondo me potevamo gestirla meglio e poi se nel caso poi non riesci a vincere partite non le devi perdere, purtroppo l'abbiamo persa. È andata così, purtroppo. Pensiamo già alla prossima partita. Grazie mille, mister. Prego. Mister, 3 punti pesantissimi qui a Spoltore al termine di una bella partita. Secondo tempo Spoltore in 10, passato in svantaggio, poi avete avuto la forza di recuperare e di andarla a chiudere al 90esimo. Sì, io devo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché andare sotto a 10 minuti dalla fine, ribaltarla come abbiamo fatto noi, vuol dire con 8 fuorivuote in mezzo al campo, dei quali un 2005 che ha anche fatto il gol, vuol dire che questi sono una banda di pazzi. Questi sono una banda di pazzi, sono capaci di fare di tutto. A venire qua, noi abbiamo interpretato la partita bene così come l'avevamo preparata, perché noi giochiamo partita per partita, come dissi all'Aquila, noi non è che ci mettiamo là col pullman davanti alla porta, abbiamo tanti ragazzini da valorizzare, siamo venuti qua per giocarci la partita nostra. Poi se va bene va bene, se va male pazienza. Oggi è già andata benissimo. Oggi ci è andata benissimo, anche perché, ripeto, mi ha segnato un 2005, non so se ve ne siete accorti, e quindi sono ancora più contento.